tutti, abbiamo Matteo Procopio, centrocampista. Matteo, una partita possiamo dire a due facce, primo tempo molto bene noi del Bertona, nel secondo tempo siamo calati e poi abbiamo avuto quell'occasione lì alla fine con Filip per chiuderla. Come l'hai vista? Perché questa partita appunto a due facce? Sì, primo tempo molto bene, come hai detto tu potevamo chiudere la partita secondo me. Secondo tempo ci siamo un po' abbassati, le distanze erano un po' lunghe. Però abbiamo avuto anche due o tre ripartenze, quella l'ultima finale, quella anche di Usman, fine della partita in area. È andata così e cerchiamo di prendere spunto dalle cose buone fatte. Tra due giorni si rigiochi, quindi assolutamente. Abbiamo notato da qui che tu e Filip e a volte anche Manager vi alternavate nel ruolo di regista vicino a Emiliano e Giura per fare il gioco. Era proprio un dettame tattico di Zichella oppure ve la siete gestita voi in questo modo? Sì, diciamo che poi in campo le situazioni cambiano, parti con un'indicazione, poi magari la partita prende una certa piega, quindi devi adattarti anche. Quindi se sei marcato devi cercare di muoverti il più possibile, cerchiamo di ruotare tra di noi per prendere palla, e quella poi sì, è un dettaglio che abbiamo guardato poi noi in campo da soli. Certo, domenica partita a Casale, insomma non c'è bisogno di aggiungere altro, bisogna essere carichi a mille e insomma come la vedete, siete pronti? Carichissimo, adesso dobbiamo ricaricare subito e prepararci al meglio perché è una battaglia che bisogna affrontare nel migliore del mondo. Certo, non è facile, tre partite in una settimana, domenica Carano per Tusella, oggi contro il Borgo Siesia e domenica contro il Casale, insomma una sorta di tour de force in cui le energie a volte potrebbero venire a mancare. Sì, ma è una partita importante che le energie ce le farà venire sicuramente. Assolutamente. Comunque è un campionato tutto da giocare, perché hai visto che anche oggi il Chieri, che veniva da tre vittorie, si è fatto battere dall'Asti. E quindi è un campionato tutto da... Il Casale l'ha ribaltata a Sanremo, che perdeva 1-0, l'ha ribaltata con due rigori, quindi è un campionato tutto da vivere. È vero, l'ultimo, tornando alla partita di oggi, gli ultimi due minuti abbiamo avuto l'occasione da gol, però il secondo tempo non abbiamo fatto bene. Calando. Magari siamo calati un po' anche. Siamo calati un po'. Abbiamo giocato anche domenica, magari fisicamente non eravamo molto brillanti, però bisogna prendere spunto da quello che si è fatto buono, perché la partita poi c'è un'altra partita domenica, molto importante, quindi non possiamo soffermarci adesso su questa partita, guardiamo quello che ho fatto di buono, gli errori, e cerchiamo di toglierli e affrontare poi domenica carichissimi. Certo, se noi facciamo quel gol lì al 92esimo portiamo a casa 3 punti, però è andata così, bei carichi per Casale, perché sono partite che gli esperti, come dicevo l'altro giorno a Radio Sport Club, sono partite che si caricano da solo, sarà una partita tosta. Speriamo che ci saranno i nostri tifosi, vedrai che in questi 2 o 3 giorni verrai caricato a 1000 per questa partita, perché i tifosi ci tengono tanto. Sicuramente. E quindi cerchiamo di andare lì e fare una bella partita e cercare di riprenderci i 2 punti che abbiamo oggi. Che abbiamo oggi regalato, perché il primo tempo dovevamo fare 3 gol. Certo, siamo amareggiati anche noi. In campo. La sensazione è che il primo tempo potevamo fare più di un gol, il secondo tempo sicuramente siamo calati, però come tutto alla fine se entrava quella palla lì... Portiamo a casa. Comunque forza Leoni sempre, e noi certo. Ci siamo a domenica a Casale. Va bene, grazie. Grazie.